Ciao a tutti, siamo Flaminia e Marco. Io sono una biologa, attualmente allieva di tessitura base alla Scuola di Arti Ornamentali San Giacomo di Roma, dopo aver frequentato la scuola estiva di lavorazione di lane locali nel 2022. Sono da sempre amante dell'uncinetto e mi dedico già da qualche tempo alla mia passione per le fibre. Accanto a me c'è Marco, Art Director, da sempre appassionato al design e allo studio del colore. Insieme abbiamo fondato Officine Lanificarie, la prima microfiliera della lana con base a Roma, un network di amanti della fibra uniti da un filo comune, la passione per la lana. In Italia si producono ogni anno oltre 10.000 tonnellate di lana sucida, proveniente dalla tosatura di circa 6 milioni e mezzo di pecore. Di questa lana l'80% viene esportata, il 15% viene utilizzato per consumo interno e il 5% si presume venga smaltito come rifiuto speciale. Questi numeri sollevano un problema che solo all'apparenza è poco sentito nel territorio urbano di Roma, in quanto rientra invece appieno in un sentimento sempre più forte nelle aree metropolitane, di ritorno a ritmi e a valori più vicini alla natura. Ne sono un esempio le fattorie didattiche, le scuole e le attività outdoor, oppure i numerosi orti urbani che anche con l'impegno di persone comuni stanno sorgendo in aree dismesse della città. Oggi, sia nelle istituzioni che nei privati cittadini, è sempre più viva la richiesta di una transizione ecologica che porti cambiamenti negli stili di consumo, oltre che nei comportamenti quotidiani. Per questo, la spinta verso uno stile di vita sostenibile e la crescente attenzione al rispetto dell'ambiente è sempre di più un fenomeno transgenerazionale. Noi vogliamo fare la nostra parte, recuperando le lane di Roma, lavorandole, ridando valore ad una fibra che andrebbe persa, realizzando un prodotto di artigianato completamente lavorato a mano. Officine Lanificarie è composta da due anime, quella artigianale e creativa dove avviene la trasformazione della fibra. Iniziamo dal recupero dei velli nelle tre fattorie didattiche romane partner che ci hanno dato fiducia consentendoci di dare corpo alla nostra idea. Seguendo l'intera filiera nel rispetto dei tempi dettati dalla natura, partiamo dalla tosatura dei velli recuperati da razze sarda, sopravvissana e Suffolk, più tre alpache e un lama, e con un processo di lavorazione manuale arriviamo alla filatura, realizzando un prodotto artigianale unico e di pregio, come un filato artistico o un componente d'arredo. L'altra anima di Officine Lanificarie è quella didattica informativa, che grazie ad accordi con le stesse fattorie didattiche ci permetterà di svolgere attività di laboratorio nei circuiti privati e scolastici della capitale. Grazie a queste esperienze i ragazzi potranno avvicinarsi ad un'attività manuale a stretto contatto con la natura, capendo in modo diretto l'importanza del riuso, della manualità e del rispetto degli ecosistemi. La nostra ambizione è imparare dalla natura e dall'ambiente per far parte del cambiamento dei modelli di vita urbana. Vogliamo incoraggiare le nuove generazioni e la comunità a sviluppare relazioni più profonde con la terra e con se stessi. Vogliamo con il nostro approccio inusuale e contemporaneo ridare valore ad un materiale eccezionale che andrebbe perso. Vogliamo ringraziare European Wool Exchange per lo spazio concesso e voi per l'attenzione.